Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi ci troviamo qui nella riserva naturale di Monte Mario, che è veramente bellissima, per girare un altro video su Roma. Nel video di oggi vi diciamo le 10 cose gratuite che si possono fare qui nella città di Roma e che abbiamo scoperto in questi 3 anni. Prima di iniziare il video, come sempre, non vi dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un bel like. Partiamo subito! Andiamo! La prima cosa che abbiamo voluto inserire all'interno della nostra lista di cose gratis da fare a Roma è visitare la Basilica di San Pietro. Sicuramente vi potrà sembrare ovvio che sia gratis, dato che è una chiesa e tutte le chiese sono gratis, ma non è così ovvio, dato che la Basilica di San Pietro è uno degli edifici più importanti al mondo. Ospita la Santa Sede ed è il monumento della religione cattolica più famoso e più importante al mondo. È bellissima sia la piazza esterna alla Basilica, appunto Piazza San Pietro, con tutte le sue colonne, dove si può passeggiare, camminare, vedere le fontane, fare delle foto turistiche, e sia la basilica al suo interno, che è quasi proprio un museo, piena di statue, affreschi, dipinti, e sono bellissimi sia il soffitto sia il pavimento. E non bisogna ovviamente dimenticarsi dell'opera più importante all'interno della basilica, che è la Pietà di Michelangelo. Quindi questo assolutamente tutto gratuito. Invece, se poi avete un pochino di budget, mi pare con 8 euro potete salire sul cupolone e vedere tutta la vista di Roma. La seconda cosa che vi proponiamo di fare gratis a Roma è ammirare questa bellissima città dall'alto, ovvero attraverso le terrazze panoramiche. Ci sono tantissime terrazze panoramiche, alcune più in centro e più turistiche, ad esempio la terrazza del Pincio, di cui avrete sicuramente sentito parlare, che si trova proprio sopra Piazza del Popolo, quindi potrete visitarla semplicemente facendo una passeggiata nel centro storico. Un'altra terrazza molto turistica si trova vicino San Pietro ed è la terrazza del Giannicolo. Questa terrazza è molto bella, ha una vista a 360 gradi sulla città ed è molto frequentata dai giovani. La terrazza panoramica più centrale in assoluto è ovviamente quella di Piazza di Spagna, che però è molto bella perché è proprio centrale, quindi si vedono i palazzi belli di Via del Corso, di Via Condotti. E un altro punto panoramico invece è il Giardino degli Aranci, che anche quello è molto carino. Invece, spostandoci più in periferia, abbiamo la terrazza panoramica di Monte Mario, che è dove ci troviamo ora. Guardate che bellezza! È la prima volta che veniamo qui e penso che sia il punto panoramico più bello in assoluto sulla città, quindi assolutamente, anche se è un po' fuori dal centro, dovete assolutamente venire a vedere questo scorcio dall'alto. Come terza idea di cose da fare gratis a Roma abbiamo non solo una cosa che interessa questa città, ma una cosa che interessa più o meno tutte le città d'Europa, ossia i musei gratis la prima domenica del mese. Qui a Roma è molto interessante questa cosa perché a questa iniziativa aderiscono tutti i musei classici della città, e quindi il Colosseo, Fori Imperiali, Galleria Borghese, pure Palazzo Montecitorio, che è una cosa molto carina che uno di solito non va a visitare, e cosa super positiva, i Musei Vaticani, che aderiscono a questa cosa, che di solito costano tantissimo e quindi potrete risparmiare se andate a visitarli la prima domenica di ogni mese. Il quarto punto è collegato a quello precedente perché parliamo sempre di musei. Questa volta però vi parliamo di alcuni musei che sono gratuiti per tutto l'anno. Noi vi consigliamo tantissimo il Museo d'Arte Contemporanea Macro, che si trova nel quartiere Parioli. Questo museo è molto interessante perché più volte l'anno viene cambiata la mostra che ospita al suo interno, e ogni mostra è veramente fighissima perché ogni volta viene fatto proprio un allestimento apposta per la mostra. Vengono pitturati i muri, i pavimenti, vengono installate delle stanze dentro il museo, quindi è veramente molto particolare. È bellissimo anche perché è un museo per niente commerciale, quindi troverete sempre delle mostre molto particolari. Oltre al Macro ci sono anche tantissimi altri musei a Roma che sono gratuiti proprio tutto l'anno e potete andarli a spulciare così su internet, troverete tantissime idee. Quinta cosa gratuita che vi consigliamo di fare a Roma è fare una passeggiata
passeggiata nello stranissimo quartiere Coppedè, che è un quartiere molto particolare e strano che si trova vicino al quartiere Trieste. Non è tantissimo vicino al centro storico, però è assolutamente da non perdere. Noi prima di qualche giorno fa non l'avevamo mai visto, ma è veramente una cosa strana. È un mix di edifici, di stili architettonici diversi, dall'arte gotica all'arte barocca all'arte liberty. E assolutamente un'altra cosa da non perdere è la chiesetta argentina che si trova alle porte di questo quartiere, proprio nella piazza Buenos Aires. Si chiama Argentina perché appunto è la chiesa nazionale argentina, che è stata costruita grazie alle donazioni del popolo argentino. Anche questa chiesetta è molto piccola, però è bella sia all'esterno che all'interno. E quindi, per concludere, anche se è un piccolo quartiere, vi consigliamo tantissimo di fare un piccolo tour tra queste stradine, perché ne vale veramente la pena. Chi di voi non conosce Trastevere? Questa è la nostra sesta cosa da fare gratis a Roma. Questa è la zona più giovanile della città e assolutamente da non perdere sono le passeggiate nei suoi vicoli stretti, che ricordano tantissimo le stradine di Napoli. Infatti, se camminerete in queste piccole strade, troverete i panni stesi tra i palazzi e gli anziani seduti sulle sedie fuori dal portone di casa. Non potete assolutamente lasciare questo posto senza aver fatto un pasto all'interno delle tipiche osterie romane. Negli ultimi anni questo quartiere si è sviluppato tantissimo ed è diventato un vero e proprio quartiere per i giovani. Infatti ci sono tantissimi locali e tantissimi posti dove si può fare ad esempio l'aperitivo e passare del tempo con gli amici. Settima proposta che vi facciamo sulle cose da fare a Roma gratuite c'è Porta Portese. Porta Portese è un mercato nato nel 1945. Infatti nel dopoguerra i romani venivano qui a Porta Portese per vendere, barattare, comprare oggetti stranissimi e particolari. Ed è così ancora adesso. Infatti è il mercato più importante di Roma e penso uno dei più famosi in Italia. Qui possiamo trovare oggetti stranissimi e di ogni tipo, passando dall'abbigliamento all'arredamento a oggetti tecnologici di tutti i tipi a bassissimo costo. Questo mercato si trova vicino al quartiere Trastevere, quindi prima magari andate a fare un giretto a Trastevere e poi fate un giro anche a Porta Portese. Ottava cosa assolutamente da fare a Roma gratis è sempre d'estate, infatti se capitate a Roma d'estate non potete assolutamente perdervela, ovvero il Tevere Expo. Il Tevere Expo è una specie di fiera appunto sul lungo Tevere, che viene riempito di tantissime bancarelle, ristoranti, mostre temporanee e tantissima musica dal vivo. Questa fiera del Tevere Expo dura circa un mese ed è molto carina da vedere di sera, ovviamente, perché si riempie di luci e di tantissima gente. Quindi siamo arrivati alla penultima cosa gratis da fare a Roma. Ovviamente non potevano mancare le moltissime ville e giardini e parchi che ci sono in questa città, che ovviamente sono visitabili gratis. Partendo dal centro abbiamo Villa Borghese, come vi abbiamo già detto prima, con la terrazza del Pincio. È un grandissimo parco tenuto benissimo, dove si possono fare moltissime passeggiate, ma anche, se avete un po' di budget, magari affittare una bici, affittare un rickshaw o affittare dei monopattini. Un'altra cosa molto carina, un pochino più costosa, sarebbe affittare le barchette a remi nel famoso laghetto di Villa Borghese. Sempre abbastanza in centro abbiamo Villa Panfili, che è molto più grande di Villa Borghese ed è quasi un parco abbastanza selvaggio, ma sempre tenuto molto bene, dove si possono fare delle passeggiate o un po' di jogging e respirare un po' di aria pulita. Invece, spostandoci più in periferia, come vi abbiamo detto prima, noi qua siamo nella riserva naturale di Monte Mario ed è bellissimo. Sembra proprio di stare in mezzo ad un bosco e quindi assolutamente lo dovete venire a vedere. Cinema all'aperto. Questo è l'ultimo dei nostri punti di cose da fare gratis qui a Roma. Anche qui ovviamente si può fare d'estate con il bel tempo, ma se capitate d'estate non potete assolutamente perdervi questa iniziativa. Ci sono tantissimi punti a Roma in cui fanno il cinema all'aperto, ma il più famoso diciamo che è quello nella piazza di Trastevere, in piazza San Cosimato, dove ogni anno d'estate proiettano quasi un film al giorno, tutti i giorni, per diciamo il mese di luglio-agosto, direi, non mi ricordo bene, sì, più o meno era quello il periodo. A San Cosimato è veramente molto figo perché molto spesso invitano anche gli attori oppure il regista, che appunto arrivano prima del film a
a presentare il loro film, e quindi è veramente molto carino e soprattutto molto interessante. Un altro posto dove fanno il cinema all'aperto gratuito è sopra Piazza di Spagna, in una villa molto bella. In una villa molto bella, non ci ricordiamo il nome purtroppo perché noi siamo capitate solamente una volta, un po' a caso, però siamo rimaste veramente molto contente, quindi cercate un po' su internet, magari lo trovate, e ci sono anche tantissimi altri posti dove fanno questa iniziativa in giro per la città, soprattutto in periferia, ad esempio a Centocelle o il Pigneto, dove tutti i giovani si riuniscono e passano la serata insieme. Bene, abbiamo terminato con le nostre 10 cose gratis da fare a Roma. Stiamo passeggiando per ritornare al punto iniziale di questo grandissimo parco e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, e alla prossima. Ciao! Ciao, ciao, ciao.